Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi parliamo di nuovo di Loki, perché un mio Mellon mi ha chiesto un consiglio se secondo me si potesse onorare il dio Loki e come poter onorare il dio Loki, se lo consigliavo. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Diciamo che è difficile capire come onorare il dio Loki perché non vi è alcuna traccia del culto passato, non c'è giunto fino a noi niente che ci potesse far capire come poter onorare il dio Loki. Ed è comunque difficile perché è sempre molto spesso nella letteratura associato come un personaggio maligno, anche se comunque nel folklore era considerato un dio benevolo e protettore dell'umanità, anche se giocherellone, così come avevo detto sul dio Loki nel video che trovi qua. Se però Mellon vuoi provare a onorare il dio Loki, potresti concentrarti sulla sua figura di dio intelligente e astuto, quindi magari chiedere il suo aiuto e il suo intervento per affrontare certi problemi in cui ti richiede molta astuzia e molta intelligenza, magari per un esame o magari hai qualche problema da affrontare che però non sai come fare. Potresti chiedere: dio Loki, per favore aiutami con la tua intelligenza e la tua astuzia, conferiscimene un po' così da poter affrontare questo mio problema al meglio. Oppure potresti comunque chiedere il suo intervento per le trasformazioni, anche se bisogna stare attenti perché non puoi mai sapere come può essere il risultato, perché magari tu chiedi il suo intervento per trasformare una situazione e magari l'esito può essere ambiguo, perché sappiamo che il dio Loki è comunque un dio ambiguo, una figura molto ambigua, e i risultati possono sorprenderci perché magari non sono come quelli che ci aspettavamo, perché comunque bisogna tenere sempre conto che il dio Loki è un giocherellone, così come lo consideravano i popoli un gran giocherellone, un giullare tra gli dei asgardiani. Quindi fai molta attenzione. O comunque, tralasciando il lato magico e di preghiera, se vuoi iniziare a onorare nel piccolo Loki, potresti iniziare, se ci riesci, a rispettare i ragni, perché a lui sono associati i ragni. Oppure potresti iniziare ad utilizzare la runa Uruz in quanto associata all'energia creatrice, e Loki diciamo che è la figura per eccellenza di creazione in quanto dio della trasformazione, dato che lui comunque a sua volta genera figli e dato che comunque si pensa che lui sia una delle tre divinità che ha creato il tutto, quindi per questo è associato alla runa Uruz. Oppure potresti semplicemente accendere una candela, perché sappiamo che Loki è associato all'elemento fuoco, così come anticipato già nel video a lui dedicato, e quindi semplicemente potresti accendere un cero e dire: questo fuoco lo accendo per te, caro dio Loki. Quindi magari se volessi fare una preghiera o un incantesimo, potresti accendere appunto una candela, o magari se stai facendo un incantesimo potresti anche utilizzare la runa Uruz, o comunque dipende dall'obiettivo del tuo incantesimo, in caso utilizza le rune adatte. Se vuoi sapere il significato delle rune trovi il video qui. E comunque c'è da dire che col trascorrere delle ere ha avuto sempre connotazioni negative. Per esempio, per il cristianesimo viene associato alla figura di Satana, oppure è anche associato alla figura di Krampus. Insomma, sono un po' mai una gioia i significati a lui legati, e perché comunque la maggior parte delle fonti che ci sono rimaste e ci sono giunte fino a noi provengono dalla letteratura, e nella letteratura comunque Loki era rappresentato come dio malvagio e soprattutto molto ambiguo, anche se certe volte veniva un po' rappresentato quasi meno brutale di Thor per certi aspetti, soprattutto nell'Edda di Snorri. Come abbiamo detto prima, non vi è alcuna traccia di come gli antichi
celebravano e onoravano il dio Loki. Quindi ciò che ci è giunto a noi è un po' influenzato dal cristianesimo e dalle altre influenze culturali che si sono mescolate col passare delle ere. Quindi ho cercato di fare il più possibile per dare almeno qualche consiglio generico su come poter, in caso, onorare il dio Loki con le informazioni che si possono ricavare in giro, però mi sento in dovere di lasciare altri consigli un po' meno pratici di quelli di prima. Quindi se sei affascinato dal dio Loki per via della Marvel, cosa che comunque ci può stare e capisco benissimo, informati prima leggendo vari testi riguardanti al dio, ovviamente non fumetti e non roba della Marvel, libri della Marvel. Informati, magari inizia a leggere l'Edda o magari vedi se ci sono dei testi riguardanti gli dei scandinavi o se ci sono studi fatti su Loki attendibili, così da capire bene che dio era prima di incimentarti nella pratica vera e propria di voglio onorare il dio Loki. Quindi mi ci butto a capofitto senza conoscere niente. Quindi più libri leggi e più riesci a capire se è una cosa che fa per te, se davvero vuoi iniziare a onorare il dio Loki, oppure semplicemente ne sei così tanto affascinato che magari hai pensato di voglio onorarlo, però poi leggendo capisci che no, non fa proprio per me. Mi piace tanto come personaggio, come figura, però mi dispiace dirlo, prendo un'altra strada. E che ci sta tantissimo non sentirti in colpa. Loki è ovviamente associato al male, però ci viene fatto capire che è un male necessario per portare l'equilibrio, un po' come lo yin e lo yang, e anche per mostrarci che comunque nell'essere umano vi è proprio il dualismo di luce e buio. Tutti quanti abbiamo un lato oscuro e Loki, a parer mio, rappresenta proprio il lato oscuro che abbiamo tutti quanti dentro di noi. Per appunto essere persone migliori ci deve essere anche un lato un po' più oscuro che bilancia le cose, perché sennò diventa come in Streghe, l'episodio in cui c'era talmente troppo bene che anche le azioni più cretine venivano condannate con ti uccido e tutti ridevano tipo what the fuck. Vabbè, comunque con questo non sto dicendo yeah viva onoriamo tutti il male, no, però è giusto far notare che comunque il tipo di male che rappresenta Loki è quello che volente o nolente fa parte della vita e che volente o nolente abbiamo tutti quanti. Quindi magari il tipo di male che è associato a Loki potrebbe essere la ira che certe volte ci prende sopravvento, o comunque purtroppo le sofferenze che ci capitano nella vita, come per esempio abbiamo la notte che è oscura e buia, porta malinconia, porta tristezza per alcuni individui, e poi abbiamo il giorno che porta la luce, porta speranza, porta felicità, porta gioia, insomma è un bilanciamento delle cose. E questo secondo me ci vuol far capire la figura di Loki. E poi c'è anche da dire che non giova al suo favore il fatto che comunque non vi sono fonti attendibili del culto passato e che tutto è influenzato dalla poetica, dalla letteratura, che l'hanno sempre associato, magari per artisticamente parlando, al male, influenzato poi dal cristianesimo, perché comunque Snorri ha scritto l'Edda poetica, però Snorri era cristiano e quindi volente o nolente poteva aver preso il culto del popolo e modificarlo rendendolo un po' più cristiano, da caratteri un po' cristiani, e quindi mostrare la figura di Loki come una specie di Satana, però ovviamente non possiamo saperlo. Dato che comunque Loki è il male necessario per il mantenimento dell'equilibrio, se proprio volete onorare questa divinità, potete decidere di associarlo a un'altra figura divina più positiva. Per esempio potete associarlo a Odino per la maggior saggezza e maggiore intelligenza,
oppure a Thor per la trasformazione e forza e o bilanciamento di trasformazione e intelligenza e forza e astuzia, che comunque di solito erano sempre associati, viaggiavano praticamente sempre assieme, Loki e Thor, perché Thor comunque era il dio del tuono, Loki è il dio del fuoco, Loki è generato dal fulmine che colpisce la foglia, Farbauti e Lafi. Quindi Thor e Loki viaggiano spesso assieme proprio perché Loki in un certo senso è parte di Thor, perché appunto è generato dal fulmine che colpisce la foglia, e secondo me potrebbe essere un buon compromesso per bilanciare le due forze, le due energie. Sinceramente non saprei se io stessa onorerei semplicemente il dio Loki, non saprei se sia una cosa positiva o negativa, perché appunto c'è poca informazione. L'unica cosa che abbiamo a nostra disposizione sono i testi letterari, e neanche del tutto completi. Quindi sono stata un po' abbattuta mentre scrivevo questo video, perché speravo di trovare molte più informazioni che potevano esserti utile, così da darti qualche consiglio un po' più specifico. Però comunque spero di esserti stata utile e spero davvero tantissimo con tutto il cuore di non averti mandato un messaggio negativo e soprattutto di non averti indirizzato nella via più oscura e terribile possibile, perché nel mio scenario c'è proprio, sto mandando i miei amici elfi nell'oscuro sentiero della cosa più drastica del mondo, li stai condannando in una terribile sofferenza. Questo è quello che ho avuto io sempre in testa quando scrivevo il video, che poi probabilmente è influenzato dal fatto che comunque Loki è associato alle cose negative per via dell'influenza del cristianesimo e della scarsità di informazioni che ci sono riguardo al dio. Comunque di solito gli antichi dicevano che tutti gli dei vanno temuti e rispettati, e quindi magari si potrebbe temere e rispettare tutti quanti gli dei, perché fanno parte di tutta l'esistenza. Quindi come in passato si rispettava il dio Ade, il dio Saturno e la dea Hel, potresti decidere di comunque rispettare la figura di Loki, perché comunque fa parte dell'esistenza. Quindi spero di essere stata chiara. In caso di dubbi, non ti è chiaro qualcosa o se hai confusione, sei indeciso, lascia un commento sotto, che sono davvero tanto felice di aiutarti per una cosa così importante, se vuoi rendermi partecipe. Spero comunque di non averti mandato un messaggio negativo, perché davvero il mio cervello sta impazzendo. E niente, con questo è tutto. Ovviamente se tu che stai guardando questo video ne sai qualcosa di più per aiutare tutti quanti gli altri, lascia un commento sotto, perché ne siamo molto grati. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e vi accolgo a braccia aperte nel clan, e se vi va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e vi auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!